io sono vicino, come tutti voi naturalmente, al papà di Giulia, perché non servirà a nulla, non servirà a nulla, non serve a nulla, non gli allevierà il dolore, però io da, come tutti peraltro, abbiamo vissuto un'angoscia terribile in questi giorni, immagino che sia terribile anche per i genitori di lui, però le cose normali, tragedie come queste colpiscono molto più di tante altre, non c'è una gerarchia delle tragedie, però sinceramente questa cosa mi ha ferito come padre, come tutti uomo noi, soprattutto. Tutti noi, veramente. Vi presenti sabato sera per Ballando con le Stelle, i tribuni del popolo, anche se a un certo punto però... Cara Sara, ti hanno lasciata da sola perché Simone e Rossella sono diventati, cioè in realtà Rossella, ballerina per una notte. C'era grande attesa e caro Simone, scusami, è vero che tu sei stato il maestro, però Rossella, come ha ballato Rossella, non dire nulla. Era molto emozionata. Vabbè, grazie. Già coraggiosa a farlo, che io non sono anni. 15 minuti della lezione, andavi da una parte, là, non si capiva. Poi devo dire che sotto pressione ha dato il meglio di sé e siamo stati, tra virgolette, quasi inattaccabili da questa giuria che in un certo senso temevamo, ma noi eravamo partiti proprio con aspettativa zero, quindi e se tu hai aspettativa zero, puoi solo che salire. Guardateli. Noi abbiamo registrato le prove di Rossella e di Simone e quindi non fare la iena ride, abbiamo una registrato una chicca, una guardate chi... ma è necessario proprio una chiccona. Mi segui, eh? Va bene, okay. Ok, mantenendo sempre questa andatura. Marcia 1, 2, 3, 1, 2, 3, che poi sarà il tempo musicale, ok? Ma la zarella gomma sì, a me mi piace sempre più e venga apposta ve lo dico. Allora, abbiamo avuto ballerini per una notte che non hanno ballato, avete dato 10, quindi vi prego, giurati, di essere che attacchi seri. Allora, attenzione, perché Mariotto con quel zero orribile... Rossella. Ha fatto il simpaticone, ha fatto scontato, perché era chiaro arrivare lì, a parte che già come siamo arrivati, è vero Simone, subito ha detto, mi avevano detto grandi cose, tipo Carla Fracci, addirittura scomoda la signora Carla Fracci, pensava fosse in étoile, cioè io voglio poi vedere lui praticamente. Io sono arrivata grazie a Simone. Simone, una pazienza, Caterina. Non ho perché dubbi. Io niente, non fa, io 1, 2, 3, qual è? 1, 2, 3, 1, 2, 3, facevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, niente. Invece no, perché ti dovevi fermare al 3. E poi non volevo far fare brutta figura a lui, perché lui, l'ultima volta che è scesa sulla pista di Ballando, era con Monica Bellucci. No! Monica Bellucci è Rossella Erra. Cioè, poveraccio, insomma. Ha il quindi... suo perché, la Rossella Erra. Ha il suo perché. Allora, ovvio. Fatemi sentire Sara. Perché sì. Sara, tu eri lì da sola, praticamente sei rimasta. Sì. E ti sei goduta la scena. Molto. Di Matano, che è stato molto esatto. Bravo a sottolineare questo aspetto dei voti. Allora, io premetto che non ho voluto vedere le prove. Quando sono arrivata stavo provando in studio e ho detto no, io voglio godermi la diretta, non le voglio vedere, e sono stati bravissimi. Rossella è bravissima, ma io nel cuore rivedere Simone in pista, devo dire che la sua esperienza, la sua classe, si è vista tutta. E poi c'era la giuria. Ma la giuria non era un attacco contro. Prima cosa, Mariotto avrebbe voluto essere lui al posto di Rossella. Quindi, Simone. Vediamo, magari potrebbe essere, vogliamo ballare insieme, signor Mariotto? Facciamo questo cambio. Stai lanciando la sfida a Mariotto? Facciamo questa sfida a Mariotto. Vuoi ballare con lui o lui vuole ballare potrebbe con te? Potrebbe essere lui, no, ma Mariotto... io l'accompagnerei no, molto Mariotto volentieri. No, dice però Simone. Però a questo punto ne approfitto, siccome abbiamo mostrato Rossella, Matano e Sara. In pista. Matano e Sara! Non sarebbe male, non sarebbe male. Mm-hmm. Detto questo, però, Rossella, c'è stata un'altra della giuria che ha colpito tutti. È stata molto simpatica. Molto. Fantastica. Simpatica. È stata veramente sorprendente. Sì. Ma quando ha tirato fuori il boa, Selvaggia stupendo. Lucarelli. No, Selvaggia Erra, mia sorella. Aspettate.
Sarà contenta di questo. Sì, ho rossellizzato Selvaggia Erra, perché per me da oggi è Selvaggia Erra. Non esageriamo adesso. Non fare come noi napoletani, che poi alla fine esageriamo. Hai ragione, Rossellina. Però mi ha fatto morire, non riuscivo a smettere. Ma di siete morire. Diventati un meme vivente, è diventato virale questo momento. Comunque sto fantastico. Siete bellissimi! Vi avete fatto sognare! Sognare! Sì, sì. Siete viva l'amore! Viva l'amore! Questa sera vorrei dare il mio tesoretto a Selvaggia Lucarelli, perché se l'è proprio meritato e perché stasera ha rubato un pezzo del mio cuore. Non era facile arrivare dopo la grazia e l'eleganza di Rossella, io me ne rendo conto. Totality 40 punti. Ora da 0 a 10 diamo il benvenuto a loro. A loro che hanno conquistato invece Mariotto, che si sono esibiti subito dopo Rossella Erra, quindi diamo il benvenuto a Sara Croce e Luca Favilla. Accomodatevi, ciao Sara. Gli unici però, attenzione, gli unici che sono entrati senza ballare ma sfilando. Cioè, mi meraviglia questa cosa da un grande ballerino e da una ormai ballerina, Sara. È abitudine ormai. È abitudine sfilare? Più che ballare sicuramente. No, vabbè, ma la stai cavando benissimo. Sì, vabbè, ma lui la fa. Vabbè, paziente. Sempre a dire lui sicuramente, lui sicuramente, però brava. Sì, grazie. Anche perché la partenza non è la partenza di Sara la partenza... il 4 ottobre con Matano non era stata proprio fantastica. Perché Sara, a quel punto Alberto, insomma, fa una dichiarazione, tu te la prendi abbastanza, sì, perché dici, ma vivi all'ora di pregiudizio, e cominciate ad attaccare. Intanto mi dicono il 4 novembre, giusto? Non era il 4 ottobre, scusate, ma 4 novembre. È lì che forse è scattato qualcosa in te per quando scendi in pista, non lo so. Allora, no, diciamo che non mi è piaciuta la sensazione di uscire da lì scontenta del mio lavoro. Più che per i giudizi, perché io sono una che si dà molto da fare e voglio far bene. E poi chiaramente i giudizi arrivano e io rispondo, ma non mi hanno buttato giù in quel secondo, poi non mi rivediamo, interessa. Allora rivediamo quel momento. Io voglio precisare una cosa importante, io sono un ragazzo di provincia e quindi non posso che empatizzare con chi viene dal paesello. Se il racconto è autentico, allora io ci sto. Hai usato nella clip due parole per me molto importanti, superficialità e soprattutto pregiudizio. Allora, pregiudizio, vorrei capire quale sarebbe il pregiudizio nei tuoi confronti. Pregiudizio nei miei confronti che mi hai giudicato solo guardando il mio Instagram. Beh, comunque io non ti conosco, io ho premesso, io non ti conosco. E quindi, ma non se si giudica, conosci, comunque una persona. Se tu non conosci una persona, io ho letto delle cose di te, ho letto tante cose di te, certo. No? La narrazione che arriva qui all'improvviso dal paesello non ci sta, non ho detto detta, detta così è molto meglio di come l'hai detto. No, io l'ho detta così, tu l'hai interpretata in un altro modo, perdonami. Non so se c'è, forse c'è un coda di paglia da qualche parte. Dimmi tu se c'è qualcosa in più che vuoi dire. Non lo so, perché punto. Questa reazione è spropositata. No, io ho detto solo questo, che hai viaggiato molto, non ho giudicato. No. Allora, Sara, in quel momento, secondo te, a distanza di te... No, gli occhi lucidi, quindi ti è dispiaciuto? No, non ho gli occhi lucidi. No, così, ok. Allora, a distanza di tempo, secondo te, te la sei presa un po' troppo oppure avevi capito bene? Avevo capito bene. Ah, quindi tieni il punto. Sì. No, nel senso che non si giudica guardando Instagram. Però scusami, Sara, è Ballando con le Stelle.
programmi televisivi che avevi fatto erano magari programmi che Alberto non aveva seguito, non è che ti ha voluto giudicare, ma ha voluto capire chi fosse la stella tra le stelle, certo, a ballando. Cioè, secondo me ci sta. Però e comunque... poi scusa, scorri il tuo Instagram, ma che c'è di male sul tuo Instagram? Niente, assolutamente. Cioè, quindi, ma infatti bastava dire così. Cioè, molto meglio, e il tono era diverso. Insomma, non solo io, come ho detto dopo, non solo io ho capito male. Luca, tu che hai capito? Come sei bello, pure sembra di fare la tua sorella. Mamma mia, siete stupendi. Grazie. No, è stata capita molto male come frase. E quindi Sara ha fatto, secondo me, bene a rispondere con tono, non maleducata, non aggressiva, però ha tenuto il punto e... Sì, ma per me era finita là, Sì, sì, nel senso... Sì, però la settimana dopo, anche durante le prove in allenamento, ho detto, sai cosa? Cambiamo registro. Cioè, dimmi Luca, vedi che ha fatto bene Alberto, bravo Alberto che mi ha dato... Più determinata è stata. Ma più che Alberto sono stati gli zero, di sì, Selvaggia, sì, sì, e sì. Mariotto. Che... ci hanno fatto... Quindi no, illuminano detto... questi zero. Zero, sì, no. Questi zeri, cioè, io tiri fuori gli artigli. Io illuminano la strada per andare a casa, quindi però. Lasciamo stare. No, certo. No, alcune volte secondo però me... Se è servito, a me è servito, poi sono dipende educative. Sempre da però come reagisci. Però tu eri anche in un contesto un po' diverso, venivi da questo confronto, in più avevi avuto anche tutti questi zero, e tu a un certo punto lì ti è scattata... Lei sta facendo un cambio, è entrata, perdonami, ragazzina e donna. Però c'è da dire anche il cast femminile, quest'anno per lei è stato un bello scalino all'inizio, sì, certo. Perché comunque lei ha avuto rispetto per le altre concorrenti, per la giuria, le altre sono tutte un pochino più esperte e anche. Sin dall'inizio, a mio parere, sin dall'inizio sottovalutati. Sottovalutati, sì, dice specialmente Simone. L'esibizione che fa riferimento a questo screzio tra Matano è stata del Charleston, era un'esecuzione meravigliosa. Grazie. Il Charleston è sempre un tema abbastanza frivolo. Certo. Avete fatto una bellissima performance, ma avete ricevuto che un 4, perché io poi ho scritto, vero? Votazioni molto basse e non era corretto. Sono anche quelli più giovani del gruppo, Simone, c'è da dire anche non questo. Non è che se sei più giovane non devi essere valutato diversamente, cioè certo. Tutti in maniera... No, però magari uguale. Loro sono stati anche meno furbi nelle varie esibizioni, cioè sono stati un po' più candidi. Però come vedi dalla prima alla quinta puntata si matura, no? Ma lui oggi, però anche lui oggi non mi vuole tanto bene, perché voi siete i più giovani del gruppo, ma mi ha detto che mi ha portato una coppia ancora più giovane di voi. Quindi non vi fidate neanche di Simone? Sono due giovani danzatori che arrivano dal circuito delle selezioni di Ballando on the Road, Aurora e Alessandro. Loro hanno vinto un concorso di danza importantissimo che si chiama World of Dance, e quindi vi mostreranno... Cioè loro sono i campioni? Sono i campioni, sono veramente dei giovani talenti che presto faranno parlare di loro. Posso essere di buon auspicio per Luca e Sara allora, scusami Assolutamente. Li vediamo. Ti aspettano così. Sono già così, già vai con la musica. Due amiche, non avete capito? L'urlo di Rossella R
terra quando lei è scesa. Rossella, perché urli? Ho avuto paura per lei, che l'ha presa tutto. Ma quasi da sabato sera. In realtà, sono campioni mondiali, so, Rossellina. Mi viene il cuore di mamma. Caterina, noi sabato. Il cuore di mamma, mamma mia. Noi abbiamo in realtà provato quella figura che hai appena visto. Sì, certo. E poi abbiamo deciso, forse è troppo, non anticipiamo troppo e allora... In corsa, Però mi lasci dire una cosa su Ballando on the road, e sarà sicuramente con me anche Sara, che questo programma, che nasce prima come una selezione in giro per l'Italia, dà la possibilità a tanti giovani talenti di mostrare, di mostrare il loro lavoro, e dà la possibilità di mostrare tanti stili di ballo e di danza e portarli appunto su questo meraviglioso palco di tennis. È stato bellissimo diventare campioni mondiali. È davvero un'emozione unica. Davvero. Un po' come qui, ballare alla volta buona, giusto? Sì, certo. Assolutamente. Vi ringraziamo infatti. Allora, grazie per questa possibilità. Fuori dalla competizione, salvo ripescaggi, c'è stata Rosanna Lambertucci. Alla quinta puntata, beh, da che dovevo uscire alla prima, posso dire, non se l'è Ha fatto tanta strada, certo, poteva anche uscire qualcun altro, però. Sicuramente. E tu, Rossella, l'hai molto difesa, Rosanna. Tantissimo. Perché non ti è piaciuto come è stata trattata, tu dici, una signora di una certa età, ci di una certa storia. Rispetto. Le opinioni vanno sempre dette e comunicate, ma con un certo rispetto. La derisione non è più un'opinione, è una presa in giro. Guardate. Quale stratagemma hai trovato per sorprendere la giuria? Faccio morire lui, lo butto per terra e gli passo sopra. No. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Due di loro verranno promosse, una verrà eliminata. Uepa! Un, dos, tres, un passito va avanti, Maria. Un, dos, tres, un passito va avanti. Io purtroppo ti voglio fuori di qui per due motivi. Allora, il primo è che ho una gran voglia di togliere il pungible a Teo Mammucari qua dentro. La seconda ragione, io voglio che tu porti la lotta all'obesità fuori di qui. Il mondo ha bisogno di te, cara Rosanna, vai! Cazzula, sei magico. Sei riuscito a prendere la Lambertuccia e sbatterla a volo per tutta la pista. Lola, 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 balla pure Charleston. Così. Allora, non parliamo degli assenti, poi avremo modo di parlare con Rosanna, visto che avrà un po' più di tempo libero, non sarà solo una sala prove, cosa che invece fanno Sara e Luca. Allora Sara, per la prima volta, dopo averti visto a Miss Italia, che sei arrivata tra le finaliste, esatto, quarta, penso un po' la prima, la seconda, la terza sono essere pazzesche se tu sei arrivata molto quarta. Tra l'altro la terza è Samira Lui che ha fatto il Grande Fratello. Ah, sì, certo, è Samira. Però per la prima volta, poi hai fatto altri programmi televisivi, Maurizio Costanzo ti ha voluto accanto a lui, all'ultimo Maurizio Costanzo Show, insomma... Però per la prima volta, grazie alla Carducci, tu ti stai un po' raccontando, hai raccontato di quando tu eri piccola. Assolutamente sì, mi ha dato una grande occasione essere, come hanno detto prima, tra i più grandi dello spettacolo. Per me è un onore immenso, solo da imparare. Guardate, sei bellissima adesso, ma guardate lei invece da piccola. E da piccola a un certo punto, tu hai 2-3 anni, i tuoi genitori si separano. Sì. E tu cominci a vivere con la tua mamma, una mamma che si è sempre data molto da fare per farti mangiare, banalmente, studiare. A me che mio fratello, lei si è sacrificata in tutto per dare a noi e non la ringrazierò mai abbastanza, è meravigliosa, è una donna stupenda. E quello che sbagliamo noi giovani, secondo me, è dare per scontato i genitori. Cioè, ragazzi, chiamate la mamma, chiamate il papà, perché sono la cosa più preziosa che abbiamo. E questo... ho imparato anche stando a Ballando con le Stelle, perché quando sei tranquilla a livello lavorativo, quando sei tranquilla in questo senso, capisci davvero le cose importanti che sono loro. L'altra volta è venuta qui Justin Matera. Sì. E lei con le lacrime agli occhi ha raccontato di quando lei una volta, raccontando cosa era successo, si era vergognata dei suoi genitori perché non erano dei genitori facoltosi quanto i genitori facoltosi dei suoi colleghi all'università. Lei era a Stanford, un'università, un Ivy League molto importante, e dice: io
quando i miei genitori sono venuti all'università mi sono vergognata, mi sono nascosta, non volevo salutarli davanti agli altri. Tu a Ballando con le Stelle hai raccontato di tua mamma che di notte si alzava, andava a fare le pulizie e l'hai fatto in maniera molto naturale. Sì, quanto ti è servito vederla lavorare davvero, tua madre, uscire di notte per portare da mangiare a casa? Io non capisco chi si lamenta di questa cosa, nel senso è un lavoro onestissimo. Non è da piangere o strapparsi i capelli se una donna, perché servono, comunque bisogna tenere puliti i posti, quindi servono anche questi lavori. E lei si è sacrificata tanto, nel senso che lavorava di notte e non guadagnava tantissimo, insomma, quindi sì, in questo senso lei si è dato tantissimo da fare e penso che ci abbia cresciuti bene, penso. Sabato sera ci ha detto papà invece. Sì, mio papà invece lo vedo meno. È molto chiuso, è un po' un orso mio papà. Però un orso, scusa, che però in mezzo al pubblico piangeva come un insetto, guardatelo! Piangeva. Però anche ballando è stata un'occasione, magari gli hanno fatto delle domande, no? Lui non è molto aperto, non mi dice quello che prova, come il papà orsi. Però in questo caso ha detto tutte le cose più belle, lui era presente in un'intervista dopo. E io mi sono commossa, è stato bellissimo. Beh, quante emozioni durante questo ballando. Guarda, è un'esperienza a 360 gradi. Com'è Luca? Che... Visto che sei single, potrebbe andare bene come fidanzato, Luca? Potrebbe andare bene? Dai, no, vi somigliate troppo. Io mi sto attenzionando. Non ha visto niente. Io mi sto guardando. No, ma io non sento nulla però, Rossella. Io non sento nulla. Ancora non senti nulla? Si somigliano troppo. Si somiglia mia spia. Chi si somiglia? Forse si attraggono. Con Stefano Rastelli, cosa ha fatto? È scesa nei camerini, cosa che non si può fare, e ha beccato Wanda Nara, la protagonista di questa edizione, perché Wanda, quanto è brava, bella. Ma Wanda vi dà filo da te, direttamente dall'Argentina, Wanda vi sta facendo fuori. Quinta puntata salsa. Quinta puntata, sì, siamo proprio alla metà. Salsa. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Chi vincerà? Io sono tra Teo e tra Pasquale, capito? Sono due che lottano questa coppa e vediamo. Sono tra me e lui. Vediamo chi se la merita di più. Apri. Go. Bei voti. Bei commenti, ovvio c'è sempre da lavorare, però devo dire che sono molto molto felice e orgoglioso da quando abbiamo iniziato, il progresso che lei abbia fatto ogni settimana. Pasito pasito, suave suavecito, no vamos pegando poquito a poquito, e a chi sa belleza non rompe cabeza, meno da montarla qui tengo una pieza, oh yeah. Mi ha toccato a me guidare una Ferrari, che è lui. Io non è che lo guido ovviamente a lui, però mi hanno dato un maestro che è veramente top. È difficile stare accanto a lui, al suo livello, ma sto imparando tantissimo e secondo me quello è lo più importante, quello che mi porterò per sempre di ballando. Sì. Comunque una coppa l'avete già vinta, i più sexy di Ballando con le Stelle. Quella non ci interessa troppo, continuiamo a lavorare per l'altra. Allora scusate, ma qui con Luca, perché lei dice mi hanno dato una Ferrari, uè Wanda, lì sono tutte Ferrari, i ballerini, no, tutti bravi. Perché io vuoi dire a questo ragazzo, mica è una, lasciamo perdere, Luca. Non voglio bere. La mia macchina scassata. Okay. Senti Luca, ma non è che Wanda Nara ha fatto già Ballando con le Stelle in altri paesi? Perché è di una bravura, come se l'avesse già fatto. Ma al di là di quello che ha fatto o non ha fatto, è una persona che la vedi che è portata a un movimento naturale, quindi... Cioè una ballerina mancata. Sì. Pazzesca. Sì, l'hanno nel sangue. Un maestro riesce a sfruttare meglio questa occasione. Cioè lei è trentina? No, io sono nata a Milano, cresciuta a Garlasco. Mia mamma ora abita in Trentino. Ah, vedi, sì, c'era comunque un po' in Trentino. Tu dici, un fatto anche geografico, tu dici. Cioè, capito? Sì. C'è un fatto anche un po' geografico. No, però noi, per esempio, stiamo costruendo di più un lato tecnico, se vogliamo. Sì. Cioè io voglio che a fine ballando Sara esca e dica, so fare questo, 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 questo e questo. Beh, c'è chi esce da ballando e dice, l'ho dimenticato tutto.
Cioè, c'è anche da dire questo. Chissà cosa dirà a fine ballando Teoma Muccari. Perché l'unica domanda che ho fatto venerdì pomeriggio a Mili è stato: ma c'è questo video della rissa tra Teo e Caprari? Che lo farei vedere? Voi stavate provando, scusate, ma tutti il web voleva sapere. Certo. Alla fine questo video c'è, ma non si è visto. Però lo caricheranno su Rai Play. Su Rai Play. Sì. Vabbè, non c'è stato tempo. Ballando segreto. Ballando segreto. Vabbè, però pure tu, Milly Carlucci, lo potevi mandare, lo facciamo vedere oggi pomeriggio. Detto questo, Rosanna Caccio ha indagato su questa rissa, che ormai si stava facendo vecchia sta rissa, però. Cioè, ne aspettiamo di nuove. Aspettiamo di nuove risse. A breve. Fabio, ma questa lite? Secondo me sta tutto Caterina. Riusciremo a scoprire tutta la verità, nient'altro che la verità? La lite c'è stata. La rissa non c'è stata, ragazzi, assolutamente no. Comunque sono due persone distinte per bene. No, non sappiamo niente, però nei corridoi se ne parla di questa cosa, vedremo se è vero o non è vero. Tirava aria di lite da un po' di settimane, io direi dal primo giorno. Io ho visto un gentiluomo, che è Teo, che si è alzata e è andato via e ha fatto il gesto più bello di tutti. Dove vai? Te ne vai? Sì, sta succedendo di tutto. Oh, chi c'è? Il vincitore. Il vincitore. Dove vai? Ti faccio un'intervista? No. Fidati. Ma quanto è forte Teo? Beh, Teo diciamo che è il motore di questa edizione di Ballando con le Stelle. Sono due settimane e parliamo della discussione. Ma poi quale discussione? Adesso andrà in onda, vedrai che non c'è nessuna discussione. E voi direte, ma era questa discussione? Ragazzi, fatela finita, io non c'entro niente di questa cosa. Siccome qualcuno mi ha detto che non è stato elegante il modo in cui ho reagito a una battuta che ritengo volgare, allora do una prova di eleganza. Di questa storia non si parla più per i prossimi 20 anni. Davvero? Sì, per me sì. Per me sì, per me sì. Per me it's over. Poi se qualcuno vuole continuare, ma per me, grazie tante, scusate. Beh, Antonio no. Caprari, che è Cassazione. Cassazione, grazie Chiara, buonasera. Caterina Balivo, 10. Voglia di dove vai? Scusate, potete registrarmelo così la mattina quando sto giù. Caterina Balivo, 10. Ma 10 è la risposta di Antonio. Come ti sembra? Arrabbiato, non me l'aspettavo una cosa del genere. Sara? No, io invece me l'aspetto, perché comunque sta tirando fuori da questa luce che gli ha dato Teo, lui la sta sfruttando per andare avanti. E anche la luce che gli hanno dato Selvaggio e Mariotto. Continuano a mettere 9 e 10 e la gara con i voti incomincia a diventare difficile. A proposito di Selvaggio, tu però a un certo punto l'hai difesa, perché Selvaggio stava cominciando a parlare e Teo l'ha interrotta. Ha continuato e Teo l'ha interrotta. Teo, quindi, insomma, diciamo che sabato sera... Allora, io ho una passione per Teo. Ma tutti abbiamo una passione per Teo, ragazzi. Teo è vero mattatore di Ballando, lo possiamo dire. Domina la scena. Quindi il mio commento sarebbe stato tutt'altro. Quando però ho visto quell'atteggiamento di Teo, che non finiva, continuava, era come se Teo non si rendesse conto in quel momento. E da noi c'era un silenzio spettrale. Sì, Simone, anche a te ha fatto questo effetto? Ma io già più di una volta gli ho dato il consiglio, non lasciarti... agganciare le provocazioni della giuria. Però te è una personalità forte, lo so, ma qui ci vuole attore, conduttore, mattatore, ma Selvaggio non aveva ancora detto niente, dai la possibilità di dire e la allora giuria sì. Ha capito allora, aspettate, per chi sabato sera stava mangiando la pizza coi figli o da solo oppure faceva altro? Sì. Altro? Che ridete? Altro? Altro? Guardate quello che è successo. Okay. No, perché sennò avrai una donna acerba e un giovane dolore, viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore. Buonasera giuria, vi voglio molto bene, prendo un po' di fiato e poi litighiamo, ok? avrai il tuo tempo per andar lontano, camminerai dimenticando. Ti fermerai sognando. Devo dire che stasera mi fai quasi tenerezza. Uno viene qua, si impegna a ballare, ti faccio tenerezza o non l'accetto? Devi essere seria, su.
Io non ti posso far tenere, se sono qua mi sono messo in gioco e dunque dovresti essere orgogliosa per cose che tu non farai mai. È il ballo che mi è piaciuto meno da quelli che hai fatto. Veramente? Sono venuto, ho raccontato la mia vita, ho fatto un pezzo d'amore, si sono emozionati, può non piacere, ma non mi dica che non ti piace. Ma perché non lo fai parlare intanto? Fallo parlare, non gli hai fatto dire una parola. No, no. Avrai, avrai, avrai la stessa mia triste speranza. Allora, te non ti, non ti man, non ti, va giù che le cose che fai non sono spettacolari. Non sono sublimi. Allora, giustamente Simone diceva, come vedi tutti quanti entrano nella gara e al di là di chi sei stato, inevitabilmente quando cinema, sei dentro, quando sei dentro alla fine, ma perché ci tieni? Cioè passi 10 ore al giorno là dentro a provare, è normale che poi... vuoi dare il meglio di te, no, è così, ma è giusto che sia così, altrimenti il programma non avrebbe più neanche senso, no? Cioè, siamo arrivati alla quinta puntata, anche la che la giuria faccia il suo lavoro, perché lui ieri si è lamentato da Domenica Ino, mi dice, io vengo là e tutti i giudici contro di me, anche Matano, anche la Erra. Io anche la Erra ha detto, anche la no, ci ha nominato. Ti posso dire che la tua frase invece l'ha fatto ricredere? L'ha fatto ricredere, perché lui in quel momento, quando io gli ho detto, io ti adoro, mi piace tantissimo, però in questo momento io devo stare vicino a Selvaggia, perché Selvaggia non ti ha detto nulla. Lui lì è ritornato lui indietro. Là si è probabilmente reso conto e gli ha chiesto sinceramente scusa. Sì. Quindi io... Beh, questo ballo era dedicato alla figlia. Alla figlia. E questo cavolo, tu hai fatto tutta la clip e il ballo dedicato a Giulia, alla figlia, una cosa dolcissima, e ha sprecato l'occasione per un bellissimo messaggio per la figlia. Però si rifarà. Ma io certo. Si rifà sicuramente. Perché come dice Sara, lì vogliono vincere.